Quello che esce fuori dal mercato invernale è un Pescara rinforzato, ne è certo il tecnico Roberto Breda, che si sofferma sulla rosa che ha a disposizione da questa settimana. Evidente come l'arrivo dei vari Odgaard, Giannetti, De Sena, Tabanelli, Sorensen conferisca alla squadra una maggiore fisicità, ma non solo. Una delle caratteristiche che risaltano di più è la struttura e la fisicità dei giocatori che sono arrivati. Ma sono anche giocatori tecnici, perché sono tutti i giocatori che sono arrivati. Da centrocampo in su, vabbè, il difensore Sorensen è un po' un discorso diverso, però per gli altri sono anche tutti giocatori tecnici. Quindi credo che i nostri passi in avanti, col fatto che siamo ultimi, devono essere da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista appunto della concretezza e della struttura, però anche dal punto di vista del gioco e della pericolosità. La rincorsa salvezza, la risalita dall'ultimo posto, passano per un ritmo di punti e di vittorie decisamente sostenuto nel girone di ritorno. Logico che dobbiamo sapere che dobbiamo raddoppiare i punti dell'andata, perché invece di farne 16 devi farne la trentina. 30 sono, vuol dire un punto e mezzo a partita. Una vittoria ogni due. Non è una cosa impossibile, perché in ogni caso non è che dobbiamo farli solo noi, perché non è che siamo 30 punti da chi sta davanti a noi, devono farli un po' tutti. Chi è più bravo da questo punto di vista si salva. Fino alla settima, ottava partita mia avevamo qua media là, quindi anche là non è una cosa impossibile neanche per il nostro gruppo. Dobbiamo mantenerla adesso per il resto delle partite. Questo vuol dire, logico, vincere su 7, 8, 9 partite, dipende, ma quindi devi giocare sempre per provare a vincere. La partita di domani con la Regina è già fondamentale, perché è uno scontro diretto e oltre ai punti deve dare al Pescara la spinta giusta per poter poi sfidare le migliori del campionato. Setter ha recuperato e sarà a disposizione. I giocatori arrivati lunedì stanno bene e il principale candidato a partire dal primo minuto è De Sena. In panchina sarà sfida fra ex. Marco Baroni guidò il Pescara nella stagione 14-15 per poi essere esonerato a seguito della sconfitta contro il retrocesso varese alla penultima giornata, avvicendato da Oddo. Per Breda una partita speciale, perché con la Regina ha iniziato ad allenare prima la primavera e poi la prima squadra per sostituire l'esonerato Ivo Iaconi nel febbraio 2010 e portare la squadra alla salvezza. Regina allenata anche due anni dopo. Regina è un'altra squadra che si è rinforzata, perché è andata a prendere gli elementi, poi proprio hanno cambiato modulo nel cambio di allenatore in maniera radicale, e passando da una difesa a 3 a un 4-2-3-1, 4-4-2, e quindi hanno veramente preso degli esterni, ha fatto, secondo me, un mercato molto funzionale, ed è una squadra che, appunto, partendo anche dal mercato che aveva fatto quest'estate, è una squadra che ma tutti un po' dietro, secondo me, quasi tutti si sono rinforzati. Su Reggio, se dal punto di vista del calciatore devo tutto a Salerno, dal punto di vista di allenatore, se non c'è la Regina, io non avrei fatto sto mestiere, perché mi hanno proprio chiamato loro quando era un momento che non allenavo neanche, che veramente sono molto legato a quella piazza e alle persone che in quel momento mi hanno dato questa opportunità, anche se quelle persone non ci sono più, perché uno era Foti, presidente, e uno era Giacchetti, direttore sportivo. Precedenti poco incoraggianti per il Pescara contro la Regina. Negli ultimi 5 episodi all'Adriatico i biancazzurri non hanno mai vinto. L'ultima affermazione casalinga risale al febbraio 97, 3-0 firmato Giampaolo, doppietta, e Gelsi. Direzione di gara affidata all'internazionale Fabio Maresca di Napoli, che torna a dirigere dopo lo stop a seguito delle polemiche per Udinese-Inter. L'ultima vittoria del Pescara con Maresca risale all'ottobre 2015, ma in quella stessa stagione Maresca fu l'arbitro della finale di ritorno di Trapani, che consegnò ai biancazzurri l'ultima promozione in Serie A.